Caro nonno, sei sempre paziente, mi sai ascoltare attentamente. Se ho un problema mi sai consigliare, se sono triste mi sai rallegrare. Hai proprio mille qualità e mi regali tanta felicità. Questo è il nostro pensiero per i nonni, un'altra finestrella che si apre per il calendario dell'Avvento. Oggi il nonno Renato. Buongiorno nonno Renato. Buongiorno. Come sta? Bene, bene. Bene, intanto lei non sembra un nonno. Come, scusi? Reclusi, ma abbastanza bene, ecco. Sì, ok, purtroppo il momento è quello che è, ma passerà in fretta e potremo ecco, tornare ad uscire e prendere l'aria fresca. Caro nonno Renato, lei non sembra neanche un nonno. Dove sta andando? Cosa mi fa vedere la casa? Mi faccia vedere la sua casa. Mi faccia vedere... Era il vicino che stava brontolando e... Mi inquadri il vicino e diciamo noi qualcosa, improvvisiamo. Allora, nonno Renato, perché sta brontolando il vicino? No, il vicino, gattino. Mi faccia vedere il gattino, me lo faccia vedere. Noi amiamo gli animali, eh? È sul balcone adesso. In questo momento mia moglie sta preparando gli addobbi natalizi sul balcone. Ma ci faccia vedere, ma è quello che vogliamo vedere. Guardi qui, signora! Ma cosa sta facendo, signora? Ah, santo! Buongiorno! Sta preparando... il balcone per il Natale. E suo marito fa lavorare lei. E il marito è dentro, no, che parla al telefono. No, sono io la detta alle decorazioni. Perché le donne hanno una marcia in più, hanno il senso del gusto. Ma... ha voluto farmi un regalo di Natale, farmi complimenti, grazie mille. È la verità, lo sanno tutti che le donne hanno una marcia in più. Auguri signore, e il gattino dov'è? Dov'è il vicino? È il vicino adesso rientrato che mi fa disperare. Fa disperare, è meraviglioso. Grazie per averci fatto vedere anche la moglie che sta decorando il balcone. Bene, allora caro nonno Renato, lei non è comasco, ma è nato dove? Io sono nato a San Marco la Catola, in provincia di Foggia. Ok, e si ricorda il dialetto pugliese? Sì, ricordo. Mi dica una parola. L'abbiamo sempre parlato. Ah, ok. Mi dica qualcosa in pugliese. Il dialetto del mio paese è più mezzo napoletano che un pugliese. È una cadenza diversa, una pronuncia diversa dal nostro. Perché io ricordo un'intervista che mi ha fatto ad un'altra nonna, la quale parlava in dialetto pugliese, che mi ha detto una frase che mi è rimasta impressa, che è ascin, mascin, mascian, mascion, qualcosa del genere. Mascid, bascid. Com'è che era? Probabilmente sul Salento, mentre noi siamo più a nord, sul tavoliere del Puglia, vicino alla Lucera. Ah, ok. Quindi lei sa sia il dialetto della sua zona che anche il Brianzolo. Anche il Brianzolo, perché praticamente sono sempre... ho quasi sempre vissuto in Brianza, okay. Esattamente. E poi dopo per lavoro a 38 anni sono trasferito nel Veneto. Quando sono andato in pensione sono ritornato, volevo ritornare qua in zona e abbiamo scelto di venire qua sul lago Pianello del Lario. E come mai? Perché il lago è meraviglioso, dica la verità. Beh, sì, diciamo sì, il Veneto era un po' piatto. Sì. Quindi ha preferito Como, ha preferito venire qua sul lago, che è un po' più animato, diciamo. Tutti Cantù è bella, però. Sì, siamo contenti che ha preferito stare qui con noi, assolutamente sì. Ma mi dica una cosa, quindi il Natale più bello dove l'ha passato? Giù a Foggia, in provincia di Foggia, nel Veneto o qui? Il Natale più bello l'ho passato quando ero piccolino a Cantù, perché il Natale è dei bambini, non c'è niente da fare. Poi dopo diventiamo adulti, perde un po' il significato. Poi quando si hanno degli altri, si comincia ad avere un figlio, allora riacquista valore. Riacquista un po' di valore, ma la festa è sempre stessa. E mi racconti come lo passava il Natale a Cantù, visto che uno dei Natali più belli l'ha vissuto lì.
Ma diciamo così, che il Natale è così che più ricordo, perché poi i ricordi di infanzia sono sempre un po' labili. È stato quando avevamo mangiato la sera, diciamo che mia mamma preparava la vigilia di Natale, preparava sempre l'anguilla in mezzo. Oppure faceva una piccola... Sì. Cosa così, sempre comunque a base di pesce. E da bambino mangiava l'anguilla, lei? Sì, no, io ero piccolino, avevo, e i bambini hanno sempre un po' dei gusti un po' diversi da quando si diventa adulti. Adesso l'anguilla è buonissima, la mangio volentieri. Allora non la mangiavo tanto volentieri. Ma. E poi dopo siamo andati in chiesa su a Cantù, alla chiesa principale, a San Paolo. E siamo andati, eravamo io, mia sorella grande, che era fidanzata, mia sorella più piccola, mia mamma e il fidanzato di mia sorella grande. Siamo andati alla chiesa di San Paolo, che è proprio sulla piazza principale. Quando è finita la funzione della messa, siamo usciti e abbiamo trovato tutti i malevati. E quello è stata un'emozione grandissima per me e me la ricordo sempre. Fidanzato e mia sorella non era tanto contento perché voleva guidare e c'erano le stato un po' bruttine, ecco. Lei era felicissimo. Così è stato un'emozione vedere uscire con la neve. Sono ricordi che si portano dietro per tutta la vita, è vero, certo. Sì. Si viveva il Natale senza pensieri, senza preoccupazioni, senza pressioni, insomma, che poi la vita ovviamente ti mette davanti quando si è grandi, ma quando si è bambini c'è una magia particolare, una magia diversa. Certo. Poi potrebbe essere un altro, diciamo così, ricordo che, ma è proprio un flash, regalavano a Natale a mia sorella, quella più sorella di me, che aveva 3 anni più di me, gli hanno regalato una bambola. E allora le bambole non sono quelle bambole di oggi che parlano, ma era una bambola, l'unica cosa che faceva era muovere gli occhi, se la mettevi orientalmente le chiudeva, se la alzavi si aprivano gli occhi. Ah, ok, sì. Affascinavo quel movimento che volevo vedere come era fatto. Allora, per vedere il movimento con grande disperazione di mia sorella. Volevo vedere il meccanismo, ecco, perché chiudesse gli occhi. E invece io volevo anche sapere da lei a chi destiniamo il dolce gentilmente offerto e realizzato per noi dalla pasticceria Fuin di Como, che si chiama Dolce Coccola, ma ce lo dirà tra poco. Io prima voglio fare una domanda a sua moglie, posso? Sì, la vado a chiamare. Sì, una domandina veloce. Sì, è bellissimo questo, tutto improvvisato, non abbiamo organizzato niente, sono le cose più belle. Signora! Si vuole. Puoi girare anche la telecamera, glielo chiedo così. Senti. Signora, mi vede? Ecco, sì, adesso la vedo. Ma mi dica la verità, ma nonno Renato a lei glielo fa il regalo a Natale? Ma devo proprio essere sincera. Come mai fino ad oggi? No, il nonno Renato il regalo non lo fa. È perché è diventato brianzolo. È davvero brianzolo, no. Scherziamo, no, ovviamente. Il nonno Renato è veramente molto speciale, veramente. Che bello. Sì. Ma sta facendo una cosa bellissima. Bella, no, guarda, è veramente speciale, perché il regalo non è a Natale, il regalo viene quando uno se lo sente, ecco. Siete stupendi. Potete darvi un bacio per noi? Oh, senz'altro, guarda, eh. No, non vedo, si vede, giri la telecamera, giri, ecco, adesso vada. Adesso, vado, un bacio. Ecco. E non si vede la sua faccia, mannaggia. Appoggiate il telefono. Io così, guarda. Appoggiate il telefono. Non è là, ti devi. Ecco fatto. Ok, adesso il bacio. Ecco fatto. Oh, ecco. Ah, va bene. Che mi ha fatto, hai visto? Questo sì che è un regalo. Non serve il pacchettino.
sono le cose più importanti le altre. Bravo, l'abbraccio e il bacio, giusto, è vero, è vero, è vero. È vero. Anche io... senza mascherina. Vabbè, ma per forza, siete congiunti. Adesso ti faccio vedere un altro congiunto. Ecco, me lo faccio vedere, sì, sì, sì. Sì. Eccolo qua, come si chiama? Tiger. Ma, vedi, Tiger. Questo è un congiunto. Ecco, ci siamo in una. Avete anche una tigre in casa. Cosa vuoi di più dalla vita? Niente, niente. Oh, vedo anche che c'è una bellissima vista, o sbaglio? Sì. Oggi non è tanto... Guarda lì. È carina. Comunque da qua si vede il lago. Il lago. Sì, 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 veramente complimenti, siete una bellissima coppia, tanti auguroni di buon Natale, e a chi facciamo il regalo allora? A chi regaliamo la dolce coccola? I nostri nonni ci hanno sempre coccolato, ora tocca a noi coccolare loro. Diciamo che qua dietro noi a Pianello c'è un ricovero per anziani, facciamo loro. Certo, volentieri, volentieri. Grazie, dopo ci lasciate l'indirizzo e glielo spediremo noi personalmente. Grazie a nonno Renato e alla moglie, fantastica, una coppia eccezionale. Grazie a voi. Grazie. Ciao, grazie, buon Natale. Arrivederci, buon Natale a tutti. Arrivederci, arrivederci. Buongiorno a tutti. Più che il presidente, io mi sento la nonna del gruppo Autoitani. Approfitto di questa occasione per fare i migliori auguri a tutti voi. Un pensiero speciale va ai nonni che, come me, momenti difficili ne abbiamo passati. Abbiamo fatto tanta strada e tanti chilometri. Io di chilometri me ne intendo, ma non ci siamo mai fermati. Non ci fermeremo neanche questa volta. Ringrazio e auguro buon Natale a tutti. Mi raccomando, la mascherina